passaggio per noi molto importante, perché con l'istituzione di questa fondazione abbiamo coronato una politica iniziata 4 anni fa con l'avvento della giunta presieduta da Piero Marrazzo, che ha subito individuato nell'industria dell'audiovisivo, nel sostegno a questa industria, uno degli asset portanti della politica della regione. Abbiamo voluto intendere l'audiovisivo come una sorta di giacimento petrolifero da sfruttare e da sostenere il più possibile. Quindi ci siamo impegnati nel corso di questi anni a mettere in campo, attraverso tutte le varie strutture che operano nel settore della televisione, del cinema, abbiamo attraverso l'assessore Rodano costituito un fondo per la produzione, abbiamo istituito un provvedimento che per le produzioni straniere anticipa l'IVA del 20% proprio per favorire l'afflusso delle grandi produzioni, visto che poi per recuperare l'IVA ci si mettevano anche 7-8 anni. Abbiamo sviluppato politiche per l'internazionalizzazione, attraverso l'assessore Costa abbiamo fatto e individuato poli formativi, sempre con il coinvolgimento delle strutture professionali. Alla fine di tutto questo c'era bisogno di istituire una cabina di regia che avesse la funzione di immaginare e pensare politiche di sostegno all'audiovisivo che poi le strutture operative sul campo dovessero concretizzare. Per cui abbiamo istituito i primi mesi di quest'anno la fondazione e come primo appuntamento, come primo momento pubblico c'è la terza edizione del Roma Fiction Fest. Devo dire che vedere il clima che c'è oggi, toccare con mano quanto c'era bisogno di questo appuntamento, e devo dire che sfogliando un opuscolo che un po' raccoglieva tutte le immagini salienti delle prime due edizioni, ero molto soddisfatto perché abbiamo fatto insieme qualcosa di significativo, abbiamo dato visibilità e abbiamo messo sotto i riflettori un segmento dell'industria che non aveva la giusta attenzione. E insieme agli amici dell'Associazione Produttori Televisivi, alla Camera di Commercio, ci siamo buttati con grande entusiasmo, perché prima di tutto ci voleva tanto entusiasmo e tanta passione nell'inventare da zero un evento che in campo internazionale ha conquistato con in sole due edizioni un posizionamento che ci deve rendere orgogliosi, perché lo vedrete poi nel programma che illustrerà il nostro direttore Steve Della Casa. Siamo riusciti a portare qui a Roma prodotti di assoluta qualità che testimoniano proprio l'attenzione che il mondo della fiction televisiva rivolge a questo appuntamento. E devo dire che su questo dobbiamo condividere con tutti, stampa in primis, operatori del settore, addetti ai lavori, dobbiamo condividere questo successo, perché è proprio una manifestazione che è stata portata in alto dal concorso di tanto entusiasmo da parte di tutti. Per cui eccoci qua a presentare oggi la terza edizione. Una terza edizione che vedrete sarà arricchita da tanti ingredienti succulenti che andremo a specificare di volta in volta. E io ho qui tutta una scaletta che poi come al solito ci si
i nostri ospiti, Francesco Carducci dell'Auditorium, presidente e amministratore delegato, e Valerio Tognolo che è il direttore. Saluto e ringrazio di cuore la nostra madrina che poi verrà presentata con dovuta solennità, Anna Valle, grazie, Enrica Bonaccorte, che vedo in prima fila. E permettetemi anche di ringraziare RAI, c'è Luca Milano, Mediaset, la Sipra che ci aiuta nella raccolta degli sponsor, RAI Trade che con noi sta organizzando insieme agli amici dell'APT gli screenings, ma sono tutte cose che andremo a declinare piano piano. Io adesso darei la parola al vicepresidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti, che già l'anno scorso in sede di conferenza stampa di chiusura del festival testimoniò l'attenzione e l'impegno della Camera di Commercio su questo evento che, lo ripeto, non è solo una vetrina, ma è un segnale per rafforzare un'industria, perché poi è quello che noi puntiamo, rafforzare il più importante e ricco distretto industriale dell'audiovisivo che c'è nel nostro Paese. La parola a Tagliavanti. Grazie, il mio intervento solo per ricordare la soddisfazione della Camera di Commercio nel veder crescere un'importante manifestazione come quella di Roma Function e vedere quanto impegno intorno a questa iniziativa c'è anche dal mondo dell'economia. Voglio iniziare ricordando una cosa: The Guardian ieri ha detto che vorrebbe che i campionati del mondo della Champions League si facessero sempre a Roma, perché Roma ha un appeal particolare. Voi sapete che questo non è un momento molto felice per quanto riguarda l'immagine dell'Italia a livello internazionale, però un riconoscimento di questo alla nostra città è una enorme risorsa a disposizione non soltanto dell'immagine di Roma, ma anche dell'economia di Roma e di tutto quello che intorno a Roma opera. Quindi sfruttare la pil della capitale è un dovere per quanto riguarda il sistema economico. Sappiamo che questa iniziativa è a Roma, sappiamo che Roma è un grande e privilegiatissimo sfondo cinematografico, sappiamo quanti film e quante iniziative vengono fatte nella nostra città. Quindi una iniziativa che riguarda la fiction, che ha il nome di Roma, è senza dubbio un elemento importante. Ma non c'è soltanto questo, sappiamo anche che il cinema è nato a Roma, nel 1905 a San Giovanni è stata fondata la Cines, quindi vuol dire che esiste un'industria, un'attività economica relativamente a questo settore che ha più di 100 anni.